Daniela Giarratana, la descrizione del gruppo. Noi stiamo rappresentando l'Oriente, con tutte le sue bellezze, con tutti i suoi colori, ma anche con tutte le sue contraddizioni. Facciamo in particolare quattro continenti, la Cina, l'Arabia, la Malesia e l'India. Cosa hanno in comune tutte queste nazioni, soprattutto le eroine di queste nazioni? Il fatto che non sempre hanno libertà di parola, non sempre hanno libertà di pensiero, ma soprattutto non sempre hanno libertà di scelta. Non possono scegliere il marito che vogliono, quindi l'amore che vogliono, e non possono scegliere neanche a volte il lavoro che vogliono. Noi è stato fatto tantissimo nel tempo e adesso i passi sono da gigante, però c'è ancora tanto da fare, quindi noi vogliamo dare voce a loro nel nostro piccolo, con le nostre coreografie, in modo divertente per carnevale, ma sicuramente in modo importante. E siete il gruppo? Siamo il gruppo Le Vie dell'Oriente, il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia. Gruppo Olympus delle sorelle di Caro. Siamo qui con Desi. Desi, qualche informazione in più riguardo a questo gruppo preparato? Sì, il nostro gruppo si chiama I Segni del Cuore ed è un tema che raccoglie non solo la famiglia ma anche bimbi speciali. E noi nel nostro gruppo abbiamo dei bimbi speciali ed è bello che rendiamo omaggio soprattutto a questi bambini ma anche a tutti i bambini speciali del mondo. Ha un nome questo gruppo? Sì, si chiama La Famiglia Bélier, I Segni del Cuore. Che è il titolo di un film? Un famoso film che tratta di una famiglia di sordomuti con una figlia udente che li aiuta nella vita quotidiana e che capisce che è nata veramente in una famiglia speciale. Siamo qua con il gruppo della De Amicis, la scuola di Floridia, che ha scelto come argomento Descendants. È una serie TV Disney, è ambientata in un regno fantastico. Io sono Belle, lui è il re bestia, mio figlio Ben con gli altri è re del trono. Il problema è che noi siamo i buoni e dobbiamo convincere i figli dei cattivi che non sono in realtà cattivi, ma i loro genitori, Crudelia, Grimilde, Malefica, Jafar, remano contro di noi. È una lotta tra il bene e il male, è una rivisitazione delle fiabe classiche, c'è in mezzo l'amicizia, l'amore, un po' anche la scuola, perché loro capiscono di essere diversi frequentando i compagni di classe. La De Amicis segue un filone che è quello didattico naturalmente, che è quello della plastica, del riciclo della plastica. E lei ha ideato questo splendido costume riciclando tutto praticamente. Allora devo dire che non sono stata da sola a riciclare, a fare questo, alla realizzazione di questo vestito, perché ci sono state le mani d'oro di mia suocera e un po' di idee le ho messe io. È tutto interamente fatto con sacchetti di plastica di vari colori e anche gli orecchini, le polsiere e tutta anche la corona sono stati fatti sempre con materiale di riciclo. Questo era un maglioncino, ad esempio. E lei rappresenta? Ursula, la strega del mare. La scuola fuori dagli schermi, l'Istituto Quasimodo, che sta portando come tema il tema di Harry Potter, il tema di una fiaba allegorica che ci dà la speranza di credere ancora nei sogni, nella magia e nella capacità di superare tutte le difficoltà. Con questo clima di allegria dobbiamo sperare e sognare per i nostri ragazzi, per qualcosa di migliore. Grande soddisfazione sicuramente da parte del dirigente scolastico. Sicuramente sì. Mi sono trovato coinvolto in questa impresa perché nella scuola di Hogwarts c'è un preside e chiaramente nessuno si sentiva di prendere il mio posto. Comunque un bel messaggio. Sicuramente sì.
con la magia si arriva a fare ciò che non è possibile fare nella realtà. E speriamo che sognando i nostri ragazzi imparino a migliorarsi, a far sì che la loro vita possa essere un sogno che poi però da realizzare. Plesso Amato, scuola primaria, parliamo con l'insegnante Pappalardo Antonella. Ok, cosa rappresentano i ragazzi del gruppo che state portando qua nella sfilata? Rappresentano la fabbrica del cioccolato, con un gruppo di cioccolatini, un gruppo di umpalumpa e questo è completo. E le maestre. Ok, il messaggio. Il messaggio è divertirci, essere solidali ed avere un comportamento rispettoso per tutti, ma al primo posto è divertimento, sano e bello spensierato. Alessandra Di Mauro, insegnante del quarto istituto comprensivo, e anche i nostri bambini sono vestiti a Willy Wonka, che fa parte della fabbrica del cioccolato, e abbiamo il tema dell'inclusione, dei sogni, realizzare i sogni e l'inclusione. Ciao! Associazione culturale Regina di Cuori, siamo qua con una rappresentanza, il portavoce Francesco Miano. Allora, i messaggi che avete voluto lanciare con questi tre carri? Allora, il primo parla degli animali maltrattati, il secondo parla della fantasia del carnevale, di un mascherone che viene rappresentato in vesti di un fantasma che si risveglia ogni anno per carnevale per dare festa e luce a ciò che si fa. E invece l'ultimo, il più grande, parla della politica italiana, fatto tutto in chiave allegorica, cercando di far capire che la vecchia generazione e quella nuova si stanno cercando di svegliare per dare nuova luce a ciò che succede.